Sarà una campagna elettorale, penso, molto vivace, visto che mi risulta che siano 3-4 le liste, quindi vediamo. Devo dire che c'erano anche delle problematiche familiari, come a volte succede, però poi ho ragionato molto su questa questione. Dico, io in questi 5 anni mi sono data veramente tanto da fare, quindi voglio andare a difendere l'operato mio e della mia squadra. Quali sono i partiti che comunque appoggeranno la sua lista? Ma a essere sincera, è una lista sicuramente connotata come centro-sinistra. Indubbiamente c'è il PD, ci sono altri, il PSI, ci sono altri partiti, ma soprattutto ci sono individui che appartengono a una ambito, diciamo, di centro-sinistra, quindi non è che tutte le persone dovranno essere per forza targate. Cosa si prefigge in caso di rielezione per i prossimi 5 anni? Devo dire che mi prefiggo di essere ancora più vicina ai cittadini e soprattutto di continuare tutta quella serie di, diciamo, di progetti che sono già partiti, ma che hanno necessità di essere conclusi e di essere tutto sommato portate avanti, consolidati. Mi riferisco soprattutto sempre a cultura e turismo, ma anche a un'attenzione, come abbiamo fatto in questi 5 anni, per il sociale, nonché un'attenzione particolare al nostro territorio e quindi, quando dico questo, non solo al territorio nel suo aspetto idrogeologico, morfologico, ma anche a quelle che sono le attività, le piccole imprese, tutto quello che farà di Monte San Savino un luogo veramente vivibile, attraente e dove si vive bene.